tempo del calendario dell'avvento su Arte per Te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi siamo qui, come ogni anno ormai, per creare il nostro calendario dell'avvento. Quest'anno sarà un calendario caldo caldo e soffice soffice. Ragazzi, quest'anno mi è girata con la lana, mi piace molto usare come materiale la lana, forse anche perché lo trovo adatto ai più piccoli e adatto alle festività natalizie, perché richiama il calore, la casa, il senso di protezione, di calore appunto. E quindi ho avuto l'idea di creare un calendario dell'avvento morbidoso. Allora, questo calendario dell'avvento io lo farò usando un imballaggio che ho preso all'IKEA comprando delle candele, questo. Non ho incluso questo video nella rubrica Mi è venuto in IKEA perché questo imballaggio non lo vendono. Ho provato a farmelo dare, ma senza comprare i portacandele, ma giustamente non lo danno perché loro li riciclano gli imballaggi. E allora io ho comprato un bel po' di portacandele, anche perché dovevo decorarli e regalarli, e con questa scusa ho potuto portare via il cartone da imballaggio perché ho lasciato le candeline là dentro. Potete vedere, se dovete acquistare delle candele potete usare quello, ma se invece no, non vi preoccupate, perché la sagoma dell'alberello che io farò con quello ve la ricalcherò su un cartoncino, la fotograferò e la metterò nell'album di Facebook Un Natale Morbidoso, il calendario dell'avvento. Cercate questo album e lì troverete tutte le frasette che andrò ad inserire nel calendario dell'avvento, la sagoma dell'alberello, tutte le informazioni e le utensilerie, quindi le cose utili che riguardano il nostro calendario. Adesso basta parlare, spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a creare il nostro bellissimo calendario dell'avvento. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro calendario dell'avvento. No, non c'è il piano da lavoro vuoto, ho soltanto messo un foglio di cartoncino, un cartoncino Bristol, della grandezza del calendario, della sagoma, dell'albero che sceglieremo. Quindi voi decidete la grandezza del vostro calendario dell'avvento, quindi ritagliate questa seconda sagoma, perché sarà il retro, in corrispettivo appunto della prima sagoma, che adesso vi farò vedere. Quindi solamente un foglio di cartoncino Bristol. Poi vi consiglio il Bristol perché costa meno, ma potete usare quello che volete, il cartoncino pane, il cartoncino normale, basta che sia abbastanza spesso. Quindi della lana bianca, io l'ho presa così, abbastanza grossa, 3 capi, e 2 gomitoli da 100 grammi di lana rossa. E ci servirà anche un gomitolone di lana verde, un 100-150 grammi, da ridurre così in pezzettini sminuzzati. Con questa lana noi dovremo farci dei pompon, ed esattamente 12 della grandezza dei fori più grandi del nostro alberello calendario dell'avvento, che tra un po' vi farò vedere, e 12 più piccolini, quindi 24 pompon in tutto. 24 pompon, i miei sono i più grandi del diametro di 8 cm e i più piccoli del diametro di 4 cm. Come i pompon dovrete fare anche 12 cartoncini rossi, del semplice cartoncino leggero, quello, il canson per intenderci, e 12 cartoncini del diametro di 8 cm e 12 cartoncini del diametro di 4 cm, perché queste saranno poi le basi su cui appoggeremo i nostri pompon. E quindi via la lana, forbici, taglia balza, naturalmente matita, dei pennelli, così molto da risulta, una pennellessa per stendere la colla e uno leggermente più piccolo perché può sempre servire. Del velcro, quello adesivo, quello che togliendo la pellicola si appiccica, quindi il velcro, io ne ho presi 50 cm. Per creare fiocchetto e pompon in maniera molto veloce, cliccate qui e vi rimanderò direttamente al video in cui vi ho insegnato a farli, così potrete fare 24 pompon in meno di 10 minuti. Quindi 24 cioccolatini, io alla Lindt
ho preso questi, ma non ve li consiglio assolutamente, perché poi mi sono accorta, tornata a casa e assaggiatone uno, che sono di surrogato di cioccolato, con lo stesso identico prezzo. Io l'avevo preso perché la forma era perfetta, ma con lo stesso identico prezzo ci sono o le palline più piccole, che sono dei mini Lindor, oppure dei cioccolatini, potete usare anche questi, io l'avevo preso come puntale del mio alberello, che sono le stelline d'oro, insomma, sono più buone da mangiare. Queste non sono granché, e vabbè, oramai l'hanno fatto l'esperienza, l'anno prossimo sarò a prendere. Poi vi dovete scaricare le frasette della medesima forma dei tondini di cartoncino che avevamo ritagliato, che vi ho detto di ritagliare. Queste frasette le troverete nell'album di Facebook, il calendario dell'avvento 2013. Allora, sono delle frasette che ho scelto io e che comunque voi potrete modificare. Come vedrete, io metterò anche alcune sfere totalmente bianche, perché volendo la mamma e il bimbo possono aggiungere dei pensierini di bontà anche a mano, di volta in volta andando a prendere dei propositi, diciamo così, di volta in volta andando a prendere il cioccolatino ogni giorno. Quindi alternare qualcosa da fare a qualcosa che il bimbo vuol fare autonomamente. Per esempio, qui ne ho una frasetta che dice: stanotte finalmente, ecco proprio l'ultima, stanotte finalmente arriverà Gesù bambino, sii felice e regalagli il cuoricino. Oppure ve ne leggo un'altra: vai dal tuo fratellino e dagli un bacino, digli che è davvero carino. Tutte queste frasettine così le troverete all'interno di questa pagina Facebook, dove troverete anche la sagoma dell'albero, con la sagoma quindi dei buchi pretagliati, in modo che voi possiate scaricarvela, adagiarla sul cartoncino anche in misura più piccola e farle. Lo sto facendo grande, impiegherò un sacco di tempo, facendolo più piccolo vi troverete sicuramente meglio. E poi le nostre immancabili Vinavil attacca tutto, e se ce l'avete anche una piccola con le stick tipo Prit, insomma, che mi vedrete usare più in là, ma che per il momento non ho trovato, quindi non ho messo qui, ma la vedrete in corso d'opera. Questo cartoncino tutto bucherellato così io l'ho preso all'IKEA. Volevo da prima inserire questo video proprio nella rubrica mi è venuto un IKEA, perché questa idea di calendario mi è venuta proprio guardando questo imballaggio IKEA, perché voi adesso vedrete che io staccherò questa prima base e la adagerò sul Bristol di cui vi parlavo prima. Ma invece voi potete comprare direttamente o due Bristol o un cartoncino di questi per imballaggi e un Bristol, fare direttamente i buchi dove più vi piace, e la cosa vi verrà veramente 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 semplice, quindi a voi andrà meglio. Se invece passate all'IKEA, comprate le candeline perché dovete arredarvi casa, potete provare a farvi dare questo, ma penso che sia a discrezione del commesso che è alla cassa farvelo passare oppure no, perché all'IKEA riciclano i cartonaggi, quindi vedete un po' voi. Allora, cominciamo subito. Come prima cosa, come vedete, io mi sono fatta la sagoma di uno pseudo alberello di Natale, cercando di arrivare a una composizione che avesse all'incirca 24 buchi. Questo sarà un calendario dell'avvento aperto, non ci saranno i numerini, il bimbo potrà staccare i pompon che desidera uno al giorno, perché 24 sono, quindi fino ad arrivare al giorno della vigilia, e alla fine mangiare il puntale il 25. Quindi magari fatevi un pompone in più, perché quando mangiate il puntale potrete appiccicare proprio qui il pompone per non lasciare sguarnito il vostro alberello. Basta chiacchiere, cominciamo. Come prima cosa quindi mi ritaglierò la sagoma. Ovviamente poi questa sagoma io ve la metterò sulla mia pagina Facebook. A me per fare questo lavoro servono due di questi imballaggi. Bene, arrivato a questo punto procedo con più cautela tagliando, perché tanto questo cartoncino permette anche il taglio con le forbici. Ok, la prima parte dell'alberello è tagliata, proseguo con la seconda. Benissimo, giunti a questo punto io stacco la parte così ad anelli da quella sotto del cartoncino da quella del cartoncino intero.
in modo da tenere proprio soltanto la mascherina che mi giova per fare le cornicette. Così facendo, in pratica mi sono evitata di tagliare in maniera tondeggiante, che col tagliabalza può essere un po' fastidioso, tutti i cerchietti, ma fastidioso relativamente, perché insomma voi potete farli anche quadrati, buchini, non c'è bisogno di farli tondeggianti, perché tanto poi verranno nascosti da prima dai pompon, e quando saranno liberati saranno comunque carini, perché i pompon rimarranno accanto e quindi adorneranno lo stesso il vostro alberello con queste finestrelle che si potranno agevolmente aprire. Ok, vedete? Viene così la mascherina. Ora libero anche quella che ho tagliato precedentemente, e due. Adesso pulisco il tavolo e torno subito da voi. Ecco qui, questa è la sagoma che voi non vedete per intero dell'alberello di Natale. Ve la faccio scorrere. 1 e 2. Come vedete è tagliata al centro, ma questo non mi preoccupa, perché in primis verrà questa parte più spessa, mi serve per attaccare più pompon, perché ora vi spiegherò. E poi in secondo luogo perché mi servirà proprio per assicurare questa alla... al retro del cartoncino in bristol. Cosa devo fare adesso? Devo prendermi il cartoncino in bristol e ricalcare sopra l'intera sagoma dell'alberello. Spero di riuscire a farvelo vedere. Posiziono il mio alberello in maniera che ci stia tutto così. Ok? Quindi una volta posizionato per bene, ricalco la sagoma e la ritaglio. Ricalco la sagoma non solo esterna, ma anche di tutti i cerchietti. Libero il cartoncino, questo lo metto da parte, e da prima incido col tagliabalza leggermente solo i margini, non i cerchietti. I cerchietti ci servono solo come sagoma. Dopodiché andrò a ritagliarmi l'intera sagoma dell'alberello di Natale. A questo punto la nostra sagoma è tagliata, quindi dovremo appiccicare su ognuno delle orme che abbiamo disegnato dei cerchietti un pensierino. Fate in modo che tutti i pensierini capitino nel posto giusto, e che quello che volete che legga come 25, come 24, capiti qui dove c'è il puntale, così che la notte tra il 24 e il 25 possa mangiare il cioccolatino più grande. Allora, quindi mettete, collocate tutti i vari pensierini e appiccicateli con della Vinavil o con della normalissima colla stick. Prendete la vostra colla stick, passatela sul bordo esterno, non c'è bisogno di metterlo ovunque, basta metterla sul bordo esterno e appiccicate. Olè! Mettetela nel giusto verso. Io nella parte bassa, quindi quella più vicina ai bimbi, metterò anche qualche casellina bianca in modo che loro possano scrivere il loro buon proposito. Oppure, se vi annoia fare questo passaggio, mettete tutte frasetti presente. Ma non penso che vi annoi scrivere un pensierino con i vostri bimbi e personalizzarvi il calendario. Mi sono resa conto che ho un calendario dell'avvento senza i numeri, il che non mi dispiace, voglio dire, perché così c'è la libertà di aprire la casellina che si vuole, un po' come ad una lotteria. Il calendario è dato dal fatto che i fori sono 24, insomma. Innoviamo. O se volete, comunque, dei numerini di legno ricoperti di glitter potete applicarli anche sui pompon. La mettiamo da parte la nostra sagoma. Ora io prenderò un gomitolo di verde e, senza neanche scioglierlo,
comincerò a tagliuzzarlo. L'abbiamo già fatta questa cosa in un lavoretto. Tagliuzzatela tutta fino al completo sminuzzamento di tutto il gomitolo. Più piccoli saranno i pezzettini, meglio verrà il lavoretto. Buon divertimento! Benissimo, a questo punto mettiamo la lana da parte e prendiamo una delle due sagome che ci eravamo creati prima, così. Prendiamo la nostra Vinavil e prendiamo un pennello, quello più piccolo. Pennello più piccolo, eccoti qua. Quindi con la Vinavil spennelliamo tutta la superficie della sagoma, così. Ok, non importa essere precisi, nel senso che si può sbordare se avete protetto il piano da lavoro, ma importa moltissimo prendere con la colla tutte le parti. Fatto ciò, come è facilmente intuibile, ricoprite il cartoncino con la lana, che ovviamente sborderà. Poi toseremo l'alberello. E allora, prima, però, facciamo le cose ordinatamente. Prima ricopriamo tutto e poi mettiamo sulla lana. Prendiamo la nostra lana e ritorniamo bimbi, divertiamoci a schiacciarla su tutto quello che abbiamo sporcato di colla. Questo lavoro ovviamente è da fare su entrambe le sagome. Coprite ben bene tutto, non vi preoccupate, la lana poi dove dai buchini aprite e portatevela dove vi serve, quindi aprite e trasportatela proprio voi dove vi serve. Proteggete bene il piano da lavoro, se no vi viene di lana. Che potrebbe anche piacere, ma se non è voluto è un guaio, è un guaio. Questa è la parte dei lavoretti che piace di più, quando cominciano a prendere forma ma ancora non sono del tutto definiti, quindi non sai se piaceranno oppure no, se verranno oppure no, però il divertimento è in questo momento alle stelle. Quindi stacchiamolo velocemente dal piano da lavoro prima che ci rimanga come parte integrante, guardate che carino, e spostiamolo in un comunque piano orizzontale dove si asciugherà completamente. Facciamo la stessa cosa anche con tutta appunto la sagoma. Io l'ho divisa in due, ma se voi ce l'avete unica, tagliate più lana da principio e spargetela su tutto, quindi fate asciugare perfettamente. Fatto asciugare l'alberello, così vi si presenterà alla fine. Se non mettete troppa colla, molta lana cadrà nel momento in cui andrete a fare questo lavoro, cioè spolverarlo. Più della metà ne cadrà di quella che avrete messo. E allora vi do un suggerimento. Io ho voluto far vedere, oddio, non è stato voluto, è venuto così, ma mi piace che si veda il marrone in alcuni punti. Aspetta, me l'avvicino. Vedete, il marrone del cartone dà più quel senso di pieno e di albero, secondo me. Ma se lo volete tutto morbidoso e solo lana, allora mettete una bella pozzanghera di colla vinilica e schiacciate molto. Naturalmente cadrà molta meno colla, ma state attenti perché si imbarcherà molto il cartoncino, quindi quando lo andrete a pressare, schiacciatelo, tenetelo ben fermo sul piano con qualcosa, quindi mettete casomai un foglio di carta forno e sopra dei libri, in modo che non si appiccichi e nello stesso tempo rimanga ben teso. Se invece come me vi piace l'effetto e magari c'è qualche buchetto sporadico che vorrete colmare,
Metica attacca tutto. Sono nel punto da colmare. Un puntino. Sporcate qui. Il beccuccio dell'attacca tutto germoglierà. Vabbè, nel senso germoglierà perché rimarranno i peli attaccati. E poi attaccate in meno di 30 secondi. Come vedete è ripristinato, lo spazietto è stato tolto. Adesso quello che dovrete fare sarà potare il vostro alberello, cioè nettare, pulire quanto più possibile i buchini, perché da qui, certo, non farli ordinati, ma quantomeno togliere i pelucchi che sono veramente di troppo e che inficerebbero la lettura delle frasette. Confondendo le idee dei vostri piccolini. Per esempio qua c'è un buco e non si vede quasi per nulla, quindi noi entriamo dentro, potiamo l'eccesso e lasciamo il buchino ben visibile. Ok, ci vediamo dopo il giardinaggio. Dopo la potatura ovviamente risbattete sul piano e fate cadere i paletti in eccesso. Togliamo i pelucchi del nostro alberello che vanno cadendo, che volete, gli abeti in Sicilia con questo caldo perdono gli aghi. E allora lo metto così in modo che possiate vedere. Adesso dovete fare una cosa molto molto importante. Dovete mettere la colla, l'attacca tutto, quindi una colla, quindi queste colle trasparenti. L'attacca tutto è fantastica perché oltre ad essere trasparente si asciuga in un lampo, voi lo vedete. Infatti devo essere veloce a fare questo lavoro. Bordate tutto il vostro lavoro di colla, tutto, fate un bello slalom colloso. Qua mi sono dimenticata di mettere un bollino e anche in mezzo. Fate sì, qui dove c'è la zona di congiunzione, due alberelli, abbondate. Allora, questo alberello non vi farà risparmiare tempo e non vi farà risparmiare soldi, vi regalerà un pomeriggio di preparazione al Natale, vi regalerà momenti bellissimi con i vostri bimbi, ma non sicuramente né risparmio in termini di materiali né risparmio in termini di fatica. Se cercate quello, non fatelo, fate semplicemente, andate e comprate un calendario o cercatene uno più semplice da fare. Ora, sormontate tutte le frasette facendo aderire perfettamente la sagoma pelosa, impelata. Qui ancora non insisto perché devo prima appoggiare l'altra. Olè, così e così, e unite l'alberello al suo retro. Adesso giratelo così e schiacciate ben bene in modo che le due parti rimangano ben aderenti l'una all'altra. Se potete, tenetelo sotto pressa per un bel po' in modo da voi continuare il vostro lavoro e lui asciugarsi in tutta tranquillità. Quindi adesso lo metto sotto pressa e preparo le decorazioni per l'alberello. Adesso dobbiamo preparare le nostre decorazioni. Abbiamo detto il fiocchetto, tagliamo un pezzettino di velcro e appiccichiamolo, quindi togliamo la pellicola appiccicosa e appiccichiamo solamente la parte, quella più irsuta. Il velcro è fatto da due parti, una parte morbida su cui deve aggrapparsi questa più duretta e irsuta. Bene, a noi serve che attacchiate sulla decorazione a fiocchetto solamente la parte irsuta, mentre sui cioccolatini nella stellina attaccheremo un pezzetto di velcro, stando attenti che la parte irsuta venga attaccata sul cioccolatino e la parte morbida invece vada attaccata sull'alberello. Quindi prendiamo e appiccichiamo
sul retro proprio questo, e questa conserviamola, forse ci servirà. Allo stesso modo dobbiamo prepararci tutti i nostri cioccolatini. Io già l'ho fatto, guardate, ho appiccicato sulla pallina di cioccolatino il velcro tagliato a pezzettini, con la parte morbida questa volta poggiata sul cioccolatino, e la parte irsuta, quindi alla rovescia, la dovremo poggiare invece sull'alberello di Natale. Perché? Perché al posto del cioccolatino, quando il bimbo andrà a staccare il cioccolatino, dovrà aggrappare il pompon, e il pompon, vedrete, aderisce sulla parte appunto irsutina, quindi dobbiamo fare in modo che queste rimangano aderite al nostro alberello. Ok? E allora prepariamoci queste palline. Come si fa per non sbagliare? Apriamo leggermente il velcro, vediamo qual è la parte morbida, questa, e questa proprio appiccicheremo alla pallina, in modo che quando il bimbo la staccherà rimarrà questa sulla pallina e si potrà buttare, mentre questa la troverà sull'alberello e lì appiccicherà il pompon. Quindi prepariamo i pompon. Abbiamo fatto 24 palline, un cioccolatino, il fiocchetto, mettiamo dentro se no me li perdo. Quindi adesso dobbiamo prendere i nostri dischetti, quelli che vi avevo fatto preparare. Questo è del diametro di 4 cm, e attacchiamo sul dischetto un pezzettino di velcro dalla parte del più irsuta, anche qui più duretta. Volendo si potrebbe attaccare nel pompon l'altra parte, ma sinceramente non è necessario, perché guardate, basta schiacciare, vedete? Rimane automaticamente attaccato e con i peletti non molla, però è quell'attaccato che puoi comunque staccare facilmente tirando un pochino e riattaccare direttamente il pompon senza niente sotto sull'alberello, perché se si attaccasse col dischetto di cartone non sarebbe granché carino. Quindi per adesso lo attacchiamo così, basta fare su e giù un attimo e lui si attacca, e poi si stacca prendendolo dalla base e tirandolo tutto. Ok, prepariamone anche uno più grande, così vedete, voi ve lo fate sia per i 12 piccoli che per i 12 grandi. Ok, prendiamo uno di quei pompon più grossetti dal sederino, quindi chiudiamolo a pignetta così e attacchiamolo, e quindi lo lasciamo andare, pa, e si spara tutto. Fatto ciò, aggiustate nella chioma, che non è foltissima perché oggi sono andata velocissima a prepararli, e fateli tutti. Una volta creati tutti i pompon, riprendete il vostro alberello e quindi cominciate a posizionare i pompon all'interno delle fessure dell'alberello. I pompon e le palline. Allora io li esco dal sacchettino e vi faccio un po' vedere. Fate in modo che il dischetto di carta venga ad inserirsi a mo' di cupolina, quindi mettetene un lato dentro e poi accompagnate olè su tutto. Fate incastrare il dischetto tra il cartoncino, la lana, olè. Naturalmente fate in modo che il dischetto sia leggermente più largo, perché ovviamente la lana ruberà dello spazio. E così è messo. Il cartoncino si piegherà leggermente, ma non ci farà niente, perché il cartoncino, ricordiamoci, verrà poi buttato, verrà poi cestinato. Pompon numero 1. Voi assicuratevi che il vostro sia ben bene asciutto, il mio ancora non lo è, ovviamente, se no non mi chiamerei ombretta e questi non sarebbero i miei tutorial. Uno a uno, con tanta pazienza, inserite tutti i vostri pompon.
e l'ultimo lo mettiamo qua. Ho dimenticato di fare il cartoncino. Va bene, lo farò dopo. Lo farò dopo per la foto e per appenderlo. Comunque, l'ultimo pompon lo mettiamo qua. A questo punto, a questo punto il nostro calendario è buonissimo, ma è bellissimo, ma non è buonissimo. Quindi, cosa facciamo? Prendiamo il nostro velcro e appiccichiamo. Appiccichiamolo sull'alberello lì dove vogliamo poggiare le palline, così, e disseminiamo di cioccolatini il nostro alberello in punti ovviamente dove stiano via via bene. Che profumo di cioccolata! Peccato che questi cioccolatini non siano buonissimi. Mannaggia la distrazione. Meglio così. Così ne mangio meno. Uno qui. Tac. Comunque metteteli dove più vi piace. Quindi attacchiamo tutti i nostri cioccolatini fino alla fine. Basta chiacchiere, ombretta, sei una chiacchierona anche a Natale. E quindi il nostro alberello, solo alla fine, che avremo attaccato tutte le nostre palline decorative. Se non c'entrano tutte adesso, potrete anche metterle man mano che il bimbo toglierà, anzi forse è meglio così, non se li va mangiando tutti il primo giorno. Potrete anche rimpinguarle durante la vita del nostro alberello, andandolo a rinverdire così di foglie cioccolatose man mano che lui le toglierà di lui o lei, io parlo maschile perché il mio figlietto è maschio, toglierà di mezzo la cioccolata. Ho dimenticato la stellina. La stellina invece la metto sul pompon che toglierà alla fine, quindi il 25, e quando toglierà questo pompon poi voi gli farete mettere il fiocchetto per decorazione, quindi non vi rimarrà sguarnito la parte superiore dell'alberello, ma potrete sostituirla direttamente col pompon. Adesso andiamo a vedere come funziona il nostro alberello di Natale, che oramai è diventato di una certa importanza, un certo peso. Allora, facciamo finta che oggi sia, anzi no, io spero di caricarvelo il primo dicembre, quindi il primo dicembre oggi Enzino verrà qui e gli dirò: prendi un pompon, e lui strapperà tutto perché è piccolo. Ma ai vostri figli direte: prendi una decorazione, e il vostro figlietto prenderà una decorazione a caso. Mettiamo questa, poppete, e la toglierà, e ci sarà scritto, per esempio: oggi pensiamo ai bimbi malati, diciamo una preghiera per vederli guariti. E allora loro diranno la loro preghierina, manderanno il loro pensierino a Gesù, quindi staccheranno il pompon dalla base con molta calma, magari questo fatelo voi, se no voi lo ridurranno una poltiglia, quindi prenderanno un cioccolatino. Il mio è ancora fresco, albero, quindi devo andarci con molta cautela, se no mi rimane l'alberello in mano. Attacco il pompon, ovviamente poi il giorno dopo verranno attratti da questi troppo vicini, quindi prenderanno questi, mangeranno il cioccolatino, e piano piano l'alberello si vestirà di vari colori. Poi toglieranno questa magari, e ci sarà scritto: vai dal fratellino e dagli un bel bacino, digli che è davvero carino. Quindi andrà dal fratellino, porterà via il cioccolatino, e quindi toglierà questo e inserirà il pompon, e via via ogni giorno scoprirà una frase. Troverà anche degli spazietti vuoti in cui poter scrivere un pensierino del buon proposito, in modo anche da metterci del proprio, della propria creatività e dei buoni sentimenti personali. Adesso, una volta messi tutti i cioccolatini, potremo passare la ghirlanda tutto attorno. Questo è un abbellimento che potrete fare, come no. A me piace perché in tutto questo rosso spezza un bel po' e dà quel movimento concentrico all'alberello che a me è sempre piaciuto. Allora, staccate dei pezzettini di questa lana. Io ho preso una lana grossa, ma potete fare anche una treccia con una lana meno spessa. Questa è una lana molto 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 carina, e tagliateli
per la lunghezza, perché poi dovremo rigirarli dietro ai bordi e appiccicarli con un po' di colla. È un'operazione molto molto semplice. Che io quest'anno lo appoggerò. Se voi invece lo volete appendere, naturalmente mettete un paio di gancetti dietro, non uno solo, perché l'alberello è abbastanza pesante, quindi un paio di gancetti e lo appendete. Quindi a questo punto sporcate con l'attaccatutto il capo della colla, ovviamente nella parte che va poi verso l'interno, alzate leggermente l'alberello e tac. Quindi poggiate l'alberello, che servirà lui stesso da pressa, e fate aderire. Fatela passare anche un po' sopra i pompon, proprio come vi garba maggiormente. Poi naturalmente l'aggiustate anche dopo che l'avrete messa, date un verso più carino. Il nostro alberello così è finalmente concluso. Voi fermatevi allo step che preferite, potete fare semplicemente i pompon senza i cioccolatini, oppure potete fare i cioccolatini al posto del pompon se comprate solamente le stelline, oppure non potete mettere la catenella, insomma aggiustatevelo un po' come preferite. Così è molto carino, abbastanza completo, mi piace. Adesso vi faccio le foto per farvelo vedere. Questo così è il nostro alberello candy bar, chiamiamolo così, per il 2013, con il nostro puntale a stellina, tutte le sferette, i pompon, la ghirlanda, è pronto. Ora vi voglio fare vedere una cosa: metterò in piedi il nostro alberello, vedete? E do un paio di colpi, come vedete regge tutto, non crolla, vedete, in piedi regge tutto, non crollano le decorazioni, non crollano i cioccolatini, sta tutto al suo posto. Quindi, se fatto bene, se fatto con la giusta quantità di velcro dietro ad ogni pompone, ad ogni pallina, se è fatto in maniera attenta, vedrete che vi reggerà. Buon Natale, buona preparazione all'avvento a tutti, divertitevi con i vostri piccolini e ora vi faccio le foto. Visto che carino questo alberello di Natale, è proprio un alberello morbido morbido e caldo caldo. I bambini sono certa si divertiranno a farlo. Potrete alternare all'interno dei vani dove andremo ad alloggiare le frasette e foto magari di elementi di membri della vostra famiglia, in modo che il bimbo, scoprendo la casellina, troverà magari il nonno con una frasetta relativa al nonno, oppure chiama il nonno, oppure dei suggerimenti, deve dare un bel bacio al nonno e dirgli che gli vuoi bene, insomma, e per predisporlo sempre in maniera carina e amorevole all'avvento del Natale. Io spero che questa idea vi sia piaciuta. Vi rimando alla mia pagina Facebook, trovate nel box informazioni il link relativo alla pagina Facebook, relativo all'album Il calendario dell'avvento, un Natale morbidoso. Mi andava di chiamarlo così per distinguerlo dall'altro calendario dell'avvento. Quindi, cos'altro dirvi? Approfitto di questo video per ringraziarvi tutti. Vi mando un grande abbraccio, sono contenta di passare anche queste festività insieme in vostra compagnia. Mi sto divertendo un sacco quest'anno con i video di Natale, non lo so, sono particolarmente ispirata, forse perché vedo tanta richiesta da parte vostra, forse perché gradisco la vostra presenza sempre crescente sia sul canale che sulla pagina di Facebook. Abbiamo superato i 10.000 anche su Facebook e siamo tantissimi su YouTube, oltre 14.000, quindi grazie di cuore per guardare questa facciotta ogni volta che vi dice cose a volte sciocche, a volte serie, a volte ludiche. Spero che vi divertiate sempre, troviate sempre il vostro spazio qui nella casa di Arte per Te, che è casa vostra, ognuno la sua stanza. Ce le abbiamo su Facebook, vi aspetto quindi tutti su Facebook per interagire con me ogni giorno, e vi aspetto anche su Google Plus, perché avere Google Plus è la certezza di poter comunicare con me anche su Facebook. Voi sapete le modifiche di YouTube, ci ha un po' tartassati con questa sua novità dell'account Google Plus collegata a YouTube, quindi fatevi un account Google Plus se non ce l'avete, per poter commentare agevolmente i video, per poter interagire. Mettete i vostri commenti, datemi tanti suggerimenti e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e d'Arte per Te è tutto, arrivederci!